Grazie. Sono tutti tuoi, siamo tutti tuoi per 21 minuti. Guarda, io sono già commossa adesso, figurati dopo. Allora, buongiorno a tutti. Sono assolutamente molto emozionata, quindi insomma credo che tutta questa emozione poi salterà fuori anche credo quella nel mio discorso e spero insomma mi perdonerete se a tratti mi tremerà un po' la voce. Vorrei cominciare a ricordarvi una fotografia attuale dello stato del pianeta. Al momento ci sono 100 conflitti in corso, la maggior parte dei quali in Asia oppure in Africa. Una persona su 7 vive con meno di $2 al giorno, in estrema povertà. Circa il 10% della biodiversità attuale sarà scomparsa entro i prossimi 20 anni. Insomma, non c'è bisogno che vi dica che la situazione è abbastanza drammatica. Voglio però darvene un altro di dato che credo abbia il potere radicale di cambiare le cose in meglio. Ben il 62% della popolazione attuale ha meno di 25 anni di età. Quindi ci troviamo di fronte a un pianeta estremamente giovane, una generazione che per la prima volta nella storia ha a disposizione strumenti gratuiti per cambiare le cose, come internet, ad esempio. Su questo concetto assolutamente molto semplice e anche molto basico, si crea e viene costruito il lavoro di Youth Action for Change, o più semplicemente YAC, un'organizzazione interamente gestita da giovani che offre corsi online gratuiti su varie tematiche in metodologia peer-to-peer. Quindi giovani che insegnano ad altri giovani le basi dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, della raccolta di fondi, piuttosto che project management. Tutto questo considerando il fatto anche che YAC al momento è presente in 130 paesi del mondo e insegna a migliaia di ragazzi ogni anno, fa un po' sorridere forse, se teniamo in conto che YAC è stato lanciato con soli 150 euro, il prezzo di un paio di scarpe, insomma. È un prezzo, o forse è una somma che fa sorridere, perché è una somma estremamente bassa, diciamo così, però è il prezzo del cambiamento per migliaia di persone. Come è iniziato il tutto? Il tutto è iniziato qualche anno fa, quando mi trovavo a una conferenza, e mi rendo conto che, insomma, in questa conferenza, una conferenza per giovani, ci sono tanti ragazzi che, come me, hanno voglia di fare qualcosa, ma non sanno bene dove mettere le mani, e contemporaneamente ci sono molti altri ragazzi che, nonostante avessero la stessa età, quindi 20-22 anni, già avevano diversi anni di esperienza negli ambiti più disparati del sociale. Da qui un'idea abbastanza banale, direi, quella di costruire un ponte tra le due comunità. Quindi chi aveva la conoscenza e il sapere e poteva metterla a disposizione in maniera gratuita, e chi invece insomma, ne aveva bisogno per potersi attivare nelle proprie comunità. Torno a casa assolutamente entusiasta di questa idea, però non avevo fondi, ero molto giovane, studiavo all'università, non avevo capacità, insomma. Quindi cosa faccio? Mi viene un'altra idea, forse ancora più brillante. Andrò in giro a proporla a destra manca, qualcuno magari la farà sua e la implementerà. Ho passato 6 mesi bussando varie porte da enti, università, aziende, associazioni grandi e piccole. La risposta però era sempre più o meno quella. Scusi, ma lei quanti anni ha? 22. Ne avesse 30 di più non avrei avuto problemi a investire. A 22 proprio mi dispiace, ma non me la sento. Diversamente trovavo un'altra categoria di persone che diceva, ah, bellissima, questa idea mi piace tantissimo. Quindi voi siete un po' la brutta copia di un'organizzazione americana, giusto? No, veramente noi siamo la prima organizzazione di questo tipo a livello globale, per una volta è una cosa italiana. E allora mi dicevano, guardi, dato che siamo in Italia, lei mi parla di fantascienza, quindi comunque non investo. Insomma, le risposte, come potete capire, erano sempre un po' più o meno quelle. Quindi con 150 euro, gli unici soldi che avevo in tasca, decido di crearmi l'opportunità che nessuno voleva darmi.